Ciao e benvenuto a questo mondo di magia. Oggi spiegheremo le moltiplicazioni giapponesi. Faremo un esempio moltiplicando due numeri a due cifre ciascuno. Moltiplicheremo il 21 per il 32. Rappresentiamo quindi graficamente il numero 21. Vedete, rappresentiamo le due cifre della decina con il colore rosso e la cifra dell'unità con il colore verde, quindi due decine, un'unità, il numero 21. Andiamo poi quindi a rappresentare il numero 32. Anche qui, con tre linee di colore rosso, le tre decine e due linee verdi per rappresentare le due unità. E adesso andiamo a moltiplicare questi numeri, a farli incontrare. Si formerà quindi, vedete, un disegno come quello di un rombo e andremo a contare dalla parte all'estrema destra i nodi che si vanno a formare dall'incontro delle unità. Vedremo che si formano due nodi tra le due unità. Andremo poi a contare i nodi che si vanno a formare nell'incontro tra decine e unità. Vedete che se ne formano 4, 3 sotto, in totale di 7. Quindi andiamo ad aggiungere la cifra che avevamo trovato nel numero delle decine. Abbiamo già trovato il 2 nelle unità, 7 nelle decine. E adesso andiamo a vedere cosa succede quando si incontrano le decine con le decine. In questo caso, vediamo, si formano 6 nodi e quello sarà il numero da aggiungere, il numero delle nostre centinaia. Il numero è 672. Provateci con qualsiasi altro numero e chiedetemi se avete qualche domanda. 21 per 32 fa quindi 672. Ciao e alla prossima!